Ciao amici, come state? Tutto bene? Avete passato una buona giornata? Scusate, oggi ho iniziato tardissimo la diretta perché stavo controllando come va il corso, come diventare uno youtuber di Kadiax, cioè come stava andando il sito, se si era sviluppato, e ho scoperto che Kadiax ha chiuso il sito e non fa più il corso per diventare youtuber. Ci sono rimasto malissimo, ci sono rimasto sinceramente malissimo. Vabbè, niente, oggi sono arrivato un po' in ritardo, scusatemi, perdonatemi. Come va ragazzi, che avete fatto oggi? Avete avuto una buona giornata? Io, guardatemi, finalmente mi bevo un po' di succo d'arancia nel mio incredibile bicchiere di cioè io tipo lo guardo e porca miseria, sono emozionato, cioè è proprio emozionante la potenza del bicchiere. Ciao Elinbuzz, grazie dell'undicesimo mese. Ciao Scaldaculo, grazie del secondo. Ciao Io Sono Leggenda, grazie del Prime. Ciao belli, benvenuti in live ragazzuoli, grazie dell'Are Sub, patatini. Allora amici, io sono dissanguato perché oggi ho fatto un tatuaggio nuovo. E quando ti fai un tatuaggio, visto che sono milioni di aghi che ti colpiscono, a una certa, tipo, mi sono sentito la pressione a zero, stavo cadendo a terra, niente. Quindi oggi sarò defunto fino a quando domani non mi ritorna tutto il sangue. È un coltello a scatto. Io in particolare ne ho memoria perché lo utilizzavo per tagliare la frutta quando ero piccolo. Ed era abbastanza pericolosa come cosa, quindi l'ho voluto ricreare. Poi l'ho voluto fare in questa bellissima linea immaginaria tra il gomito e il polso, così si incastra tanto bene con il resto dei tatuaggi, banalmente. Quindi niente, poi piano piano dovrò continuare il braccio, ma non ce la farò mai, porca miseria, non ce la farò mai. E inoltre, grazie rega, grazie dei complimenti. E inoltre ho le gambe che sono maciullate dagli insetti. Ho le gambe che sono veramente maciullate. Allora non hai più bisogno di coltello. Immagina tipo che ti rapinano e tu fai così. Hai visto? Pericoloso. Tanto oggi in stazione mi hanno chiesto i documenti tipo 2-3 volte. Non ce la faccio più, porca miseria. C'era un sacco di polizia a Rimini oggi, non so per quale motivo. Va bene signori, detto questo io vi do il benvenuto in live. Vi do il benvenuto in una solida live serale. E no, le gambe martoriate perché sono pieno di zanzare. Compra le candele alla citronella. No, ho comprato l'Autan. Anche se ormai le zanzare si sono evolute ogni anno, boh, combattono gli esseri umani, manco fossero al fronte, e si evolvono. Il Dio li potenzia ogni anno per darci fastidio piuttosto che estinguerle. Ciao Meli, grazie dell'undicesimo mese. Allora signori, oggi Poldo TV, per chi non sa che cos'è la Poldo TV, è un format che ormai facciamo da un po' di tempo, in cui sostanzialmente andiamo a vedere dei video abbastanza lunghi che magari vi trovate in home, che magari vi trovate nei consigliati e dite porca miseria, questo lo voglio vedere, ma dura troppo, adesso non posso, e poi ve lo dimenticate. Quindi ho raccolto dei video particolarmente carini. Qual è lo scopo della Poldo TV? Chiacchierare, guardare il video, trovare spunti di dialogo, perché mi piace anche leggere le vostre esperienze o cosa ne pensate del video che stiamo guardando. Quindi prendetela sia come una reaction, ma un modo per discutere in chat. Poldo litiga, l'altro stai sbagliando, Poldo esce il gomito. Vedi, ho un coltello nel braccio adesso, sono pericolosissimo. Signori, a questo punto fatemi passare qua, fatemi fare così, io non so dove sono, eccomi, ci sono, sono vivo. Ovviamente lo schermo è tutto sballato perché se non... Eccola. Che cazzo è? Fatemelo fixare, ragazzi, sorry. È già il primo video di stasera, lo state vedendo. Si parte con Edoardo fa il suo. Che risate, Edoardo fa il suo, come cose, che risate. Allora, oggi ci sono un po' di video di nostri amici perché non li ho voluti vedere appositamente per conservarmeli per la Poldo TV. Però vi ricordo che tramite i points... E se guardate bene c'è un logo con Pepe che costa 1000 points, chiamato lista per Poldo TV, dove potete mandare dei video. Non mandate meme o altro perché servono esplicitamente per la Poldo TV. Quindi devono essere questo tipo di video in cui si può creare un dialogo figo. Anche perché per ora tutti i video che avete mandato, alcuni erano carini ma o troppo specifici o che non mi garbavano, ma la maggior parte era veramente spazzatura. Quindi state attenti con i video che mandate.
Grazie a tutti quelli che stanno facendo la sub. Entrate nel gruppo Telegram, che adesso c'è pure il server Minecraft che hanno avviato. Io ancora ci devo entrare, giuro che appena posso ci entro. Buona Poldo TV, io mi godo il mio Shrek. Studenti traumatizzati dall'esame di maturità. Oh, wow, tra l'altro, visto che ormai è quasi finito il periodo della maturità. No, è finito totalmente. Signor fa cose, è il suo turno. Sì, giusto, ecco, io... Oh, coraggio, non vorrà mica farci credere che si è presentato all'esame di maturità per fare scena muta? No, certo, è che... Allora, coraggio, parli! Sì, ok, un secondo, volevo dire che... Adesso basta, signor fa cose, parli! Sì, ok, volevo dire che... Coraggio, parli! Ok, adesso basta! Rottura della quarta parete. Rottura della quarta parete, co... Ma vi pare? Madonna, questa rottura della quarta parete, no, in realtà è bellissimo. Tra l'altro... Scusate, non so se si sente questo bordello, sto facendo la lavatrice a quest'ora, voi dite... Sì, ma non la potevi fare prima? Avete ragione, è che sono stato tutto il giorno fuori e non l'ho potuta fare la lavatrice. No, dicevo, tra l'altro questo video ho visto dalle storie di Edo che è stato tipo un video faticosissimo da fare, perché tipo ogni giorno metteva una storia dove tipo era... No ragazzi, basta, non ce la faccio più. Nuova chitarra, è un basso. È un basso. È giusto che io debba rivivere questo brutto ricordo per colpa vostra. Capisco il raccontarvi tutta la mia vita, ma potremmo evitare flashback del Vietnam, per favore? Oh sì, ok, siete curiosi, ho capito. Vi racconterò del peggiore esame di maturità della storia, ovvero il mio. Ma iniziamo facendo il quadro della situazione. La scuola è finita! Procedeli! La scuola è finita. Mod, che mod c'è in chat? Erva, Prince, chi ho visto? Erva non c'è, Ice non c'è, Prince non c'è, Bria non c'è, Wolf non c'è, c'è Prince, ma perché Prince non me lo... Ah, ecco, ora me lo trovava. Ciao Prince, mi puoi fare un sondaggio? C'è anche Leo, ciao Leo. Ciao bello patatino. C'è anche Roberto, Poldo da Mandarino che lava i fazzoletti. Sto lavando i vestiti in realtà. Prince, mi fai un sondaggio? Hai fatto la maturità? Non hai fatto la maturità? Voglio vedere quante persone possono trovare questo video relatable e quante persone si cagheranno in mano con questo video. Dite addio ai professori, prendete i braccioli e andatevene tutti quanti a fare il bagno. Ebbene sì, sono arrivate le vacanze, ma non che per tutti. Che palle andare a mare. La maggior parte delle persone se ne va al mare. C'è che una piccola parte che se ne... Che palle andare al mare. Che palle. Questo è la... il versante, il lato delle persone che non vogliono andare al mare. Che palle. Pull, hai fatto la modalità? Non hai fatto la modalità? Non funziona. Bro, non sei un mod, Leo. Sei solo un mio carissimo amico del cuore. Resta a casa a studiare. Non parlo degli universitari. A nessuno importa di voi. Ma dei maturandi che affrontano il famigerato esame. Ciao, è il bananone, grazie del Prime. Edo, com'è andato il tuo esame di Stato? Ma ti pare? Che domande? Esame no, ovviamente stato. È stata la cosa più traumatizzante della mia vita. Siamo su Edoardo Facose. Cosa ti aspettavi? Voi in generale, come vivete? Tra l'altro, tu, Edo, mi pare che sei una persona molto ansiogena di tuo. Quindi già partiamo malissimo. Restate sicuri di voi! O vi lasciate andare al panico come il sottoscritto? Sono il padre di mia madre, sono il padre di mia madre, sono il padre di mia madre, sono... Che scena patetica. E comunque scrivetelo nei commenti. E già che ci siete, iscrivetevi, no? Ma comunque, sincero, vorrei sapere la vostra. Perché io, appunto, ho un pessimo rapporto con gli esami. Per non dire che mi fanno proprio schifo. Non tanto per la natura dell'esame in sé, che, vabbè, il più delle volte quando comincia ti prende l'adrenalina. Oh, ma c'era bisogno di disegnare il pisellino. E finisce in 3 secondi, manco te ne sei accorto. Il problema è quello che viene prima dell'esame. Ormai l'avrete capito? Io non è che sono un tipo ansioso. Io c'ho proprio un rapporto gemellare con l'ansia. Siamo identici! Solo che io ho una cravatta rossa e parlo con una tartaruga. I giorni prima di qualsiasi esame sono sempre stati puro dramma. Definiti da 75 caffè al giorno. Crisi esistenziali e ore passate davanti alla play per calmarmi, sperando che lo Spirito Santo mi guidi durante l'esame, come ha fatto con Mosè davanti al faraone in Egitto. I vostri primogeni ti moriranno. Insomma, non me la vivo proprio benissimo. Ma la domanda è, perché? Io sono sempre stato uno studente modello. Non ho mai preso brutti voti. E non sono mai stato rimandato in nessuna materia. Io sono proprio l'ultima persona che dovrebbe preoccuparsi. Beh, fortunatamente, ora sono adulto e vaccinato. Quindi riesco perfettamente ad andare alla radice dei miei traumi e capirne il significato. Cosa che ho imparato a fare assolutamente tutto da solo. Ma lo sai che stai proprio bene oggi? Le aspettative! Questo è forse il principale motivo. Vabbè, le aspettative degli altri, perché tipo io non mi ero fatto aspettative, fanculo, però la maggior parte di persone intorno a me sì, tipo sai, i genitori, i parenti, gli amici, cioè li hai tipo gli occhi puntati addosso su questa cosa. Per cui molti ragazzi provano ansia. Pensateci un momento, potremmo cambiare il soggetto, ma il cuore resta sempre quello. Aspettative dei genitori, che si sono... Madonna, del sondaggio 32 persone l'hanno fatta e 154 non l'hanno fatta. Ed è qui che Poldo si rese conto che a furia di criticare YouTube Kids si prese il pubblico di YouTube Kids. No, sto scherzando, ovviamente, ci sta, immagino, qualche annetto, uno o due anni, se non l'anno prossimo, e già ci siete con la maturità, vero? Non andate alle medie, porca miseria.
Crescete! Fissati sui voti! Non sia mai che tu prenda 6! I perdenti prendono la sufficienza! Tu sei mio figlio, devi essere perfetto! Aspettative dei professori! Che scelgono improvvisamente di aizzarti a migliore o peggiore della classe! E appena sbagli qualcosina dicono: Edo, che succede? Ma tutto bene a casa? Ma pensa che... Madonna, è vero quel pro... Io vado in seconda media, ciao. Sì, quel classico professore che fai tutto apposta e poi quando sbagli qualcosa non me l'aspettavo. Oh, smettila, che ansia. Ciao, Berdi, grazie al quarto mese. Potremmo racchiudere tutto questo in... Le aspettative della società. Che ci classifica con questi maledetti voti. Che ci mettono tutti a paragone e quindi iniziamo a competere fra di noi per il voto più alto possibile. Ma spoiler alert, i voti non servono assolutamente a niente. Troppo? Un po' meno? Salve mamma di Filippo che sta guardando questo video. Non si preoccupi, non mi riferivo a lei. Non ci avrà mica la coda di paglia, eh? Ma andiamo avanti, perché se l'ansia non bastasse, ci sarebbe anche un'altra cosuccia che mi perseguita. Io c'ho la sfiga! La mia sfiga però è proprio strana. Non è come quella degli altri. Agli esami non mi capitano robe tipo, che ne so, il prof che mi chiede proprio l'unica cosa che non ho studiato. No, queste cose capitano a tutti. La mia sfiga è tutta particolare, fa capitare cose fuori dal mondo, completamente a caso. Tipo che ad un esame organizzato in gruppo sono l'unico che si presenta. Mo arrivano, un attimo. Che la commissione si alza tutta contemporaneamente e mi lascia lì come uno scemo. Mo arriviamo, un attimo. O addirittura che il mio relatore non si presenta alla mia laurea. Vi giuro, è successo davvero. Mo arrivo, un attimo. Ammetto però che... No, figa, il relatore che non si presenta alla laurea è tipo la cosa peggiore del mondo. Questo effetto random ha anche degli effetti positivi. Tipo professori con attacchi di diarrea fulminanti. Cosa? O altri che arrivano all'esame completamente svogliati. Vabbè, tu hai studiato, no? Certo, prof. E vabbè, ya, fa niente, vai avanti. Insomma, questa sfiga randomica si è spalmata in ugual misura su... Ah, vero che lui ha fatto le superiori a Napoli. Quindi, vabbè, voglio. Gli esami della mia vita. Però c'è stato un momento in particolare in cui sta sfiga ha preso un imbuto. Ma che dico imbuto? Un Barrett M107 e ha incanalato precisamente tutta la sua follia in un singolo giorno. Il giorno del mio esame di maturità. Dovete sapere che... Per fare la campana opposta, il mio esame di maturità è stata tipo la cosa più chill del mondo. Tipo, mi sono seduto, mi hanno fatto domande, si è parlato di un argomento, ho presentato il progetto, bla 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 bla, fine. Non è successo nulla di storto, strano o altro. Edo, sei tu che vivi in un film, porca miseria. Quando mi sono diplomato io, l'artistico non era ancora un liceo, ma un istituto. Quindi io l'esame di Stato non l'ho fatto al quinto anno, ma al quarto. Ok, lo so, è una cosa strana. Quindi io l'esame di Stato... Che quando mi sono diplomato io, l'artistico non era ancora un liceo, ma un istituto. Andrea con la lode. Vabbè, sì, ok. Sì, io ho preso 100 e lode, ragazzi. Era questa la vostra domanda. E più che altro, che vuol dire che l'artistico non era un liceo ma un istituto? Liceo artistico? Io ho fatto un liceo industriale, effettivamente. Ah, tipo l'istituto. Oddio, però è sempre un istituto tecnico. Non ho capito questa roba del quarto anno, però mi sa che non era un liceo ma un istituto. E quali sono gli istituti? Tipo l'istituto tecnico? Vabbè, hai preso 100 e lode, non sai manco l'inglese, ladro. Ma come, che vuol dire non so l'inglese? No, hai fatto un istituto tecnico tu. Ho fatto un istituto tecnico, ma ho fatto l'esame al quinto anno. Forse, vabbè, si parla di tanto tempo fa. Quindi io l'esame di Stato non l'ho fatto al quinto anno, ma al quarto. Ok, lo so, è una cosa strana. Ma dov'è il problema, direte voi? Beh, semplicemente noi eravamo l'ultima classe dell'ultimo anno di istituto prima della riforma. Ed è questo che lo ha reso il peggiore esame di maturità della storia. Okay. Perché eravamo letteralmente le pecore nere dell'Italia. Tutte le classi adoperavano la nuova riforma, tranne noi. E questo ci ha reso agli occhi dei professori una perdita di tempo. Tutto questo ha potuto portare solo ad una conseguenza. Semplicemente. Tra l'altro, io ho fatto l'esame sotto Covid, che era quello tipo semplificato. E anche, tra l'altro, chi abita in Romagna per via delle alluvioni, so che ha fatto l'esame semplificato. La commissione esterna ci odiava. Nessuno di loro avrebbe voluto essere lì. Quindi erano pronti, pronti a sfogare tutta la loro frustrazione sui nostri maturandi siderini. E noi lo sapevamo, oh, se lo sapevamo. Quel giorno noi non eravamo semplicemente in attesa del nostro esame. Eravamo al patibolo. Piano piano fu il turno di tutti. Madonna, io ho un ricordo tremendo dell'esame di maturità, ovvero tutti i professori maschi della commissione interna, di esterna c'era solo uno perché era sotto Covid. Tutti i professori maschi avevano una camicia azzurra con due enormi chiazze di sudore sotto le ascelle. Tutti quanti i professori maschi avevano il chiazzone qua sotto la solita camicia, sai, quella azzurra. Chiazzone qua e chiazzone qua. Loro lo avevano. E io ricordo questa cosa. Dio mio. Ben un vero e proprio massacro. Frascelle mute, piatti assurdi, le grida.
vita nella commissione. Perché diavolo ti sei presentata, eh? Vattene a lavorare, che è meglio. Lì dentro, Madonna, amici miei, si stava consumando un crimine di guerra. Che sapore aveva? Infine, che cazzo sono? Venne il mio turno. Avevo un progetto meraviglioso per la mia tesina. Ero riuscito a collegare tutte le materie con The Dark Side of the Moon di Pink Floyd. Ma l'orgoglio che provavo verso il mio progetto era stato consumato dall'ansia e dalla... Bro, è perché hai scelto un album mediocre che... Sto scherzando! Consapevolezza di una disfatta imminente. Sì, sono seduto 2001, lì, davanti alla commissione, rimasi in silenzio per qualche minuto. Non riuscivo a dire una parola. Strinsi i pugni e alzai lo sguardo. Vidi il capo della commissione che mi fissava. Sentiva la mia paura. Lui sapeva che era arrivato il momento giusto per attaccarmi. Inizio io, se permettete. Era la professoressa Angela, di scultura. Era nella commissione interna. A quanto pare una delle poche ad essere dalla mia parte. Sapete, Edoardo è uno studente modello. Ha portato avanti e concluso progetti complicatissimi. E si mostrava. Angela, cosa stai facendo? Perché mi stai aiutando? Perché? Perché hai passato tutti e 4 anni ad aiutare ogni singolo studente? Perché organizzavi sempre pizzate con gli studenti? Questa scena verso questa parte del video è un'ottima roba di storytelling, ovvero tutta questa, questa figura che un po' fa da controparte a tutta la negatività del video, da un tocco magico al racconto. Perché bravo, ci chiedevi delle nostre passioni e ti preoccupavi per ogni nostra singola sfida personale? Perché, Angela? Io c'ho l'antistress. Perché sei tornata? Perché sei tornata a scuola dopo aver scoperto che tua sorella si era impiccata? Cosa? Bro, what the fuck? Perché, okay. Angela? Perché tua Però, sorella pesante. Era depressa? E perché credi che quella stessa depressione è la stessa depressione che può colpire noi ragazzi se le nostre paure non vengono valorizzate? Perché credi profondamente che gli adulti sbagliano a sminuire la nostra paura con quelle frasi tipo tranquillo, basta che ti impegni e andrà tutto bene? Tu invece sai che per noi ragazzi questi esami sono uno scoglio enorme, fatto di aspettative, ansia, paura, delusione. Non vogliamo deludere i nostri genitori. E tu lo sai, Angela, tu lo sai, invece. Perché sei l'unica che lo sa? Oddio, Edo, fatti un giro in un terzo di un istituto tecnico. Prova a entrare in una classe e vedere questi ragazzi di cui parli. Ti troverai tipo 18 maranzetti che praticamente sono tipo delle scimmie, però retrasformate ad esseri umani. Quindi, cioè, però prova a contestualizzare questa frase in un posto come quella. Hai avuto una bellissima classe, vuol dire, Edo. Perché sei l'unica che ci capisce? Perché? Anche da me c'era una figura come questa prof, solo che tutti quanti la sminuivano, addirittura la odiavano, perché chiaramente era quella che si arrabbiava di più, perché quella era quella che ci teneva di più alla classe, quindi faceva un po' la figura di quella là che alla fine veniva odiata. Edo, inizia parlandoci di forme Ciao, uniche Magna, della continuità nello Prime. Spazio. Poi... Perché mi chiedi proprio questa scultura di boccioni che ti ho ripetuto fino allo sfinimento durante l'anno? Tu lo sai che io la conosco. Tu lo sai, Angela. Grazie, prof. Certamente, quest'opera di boccioni si lega perfettamente al tema che ho proposto. La materia è legata in qualche modo a The Dark Side of the Moon, perché ero rimasto molto colpito da chi? A volte la nostra ansia ci fa sentire stupidi e deboli. Ci fa credere che siamo strani, che la gente normale non si comporta. Il tabellone stile anime del... Potrebbe mai in questo modo. Io invece credo che questa cosa vada normalizzata. Che va bene sentirsi preoccupati ed è normale avere paura. Basta restare all'ombra di un vuoto che è destinato a restare appeso su quella bacheca. Quel vuoto resta lì. Noi, invece, noi andiamo avanti. E a proposito di andare avanti, non ci posso credere, è andata, è finita, sono libero! E adesso? Porca miseria, ragazzi. Io ero finito pure sul giornale. Ora mi sto ricordando, solo che non riesco più a trovare la foto. Se me la troverò, c'è questo bellissimo collage di un sacco di studenti che avevano preso 100 e lode. C'ero io là in mezzo. Che poi erano. Mi ricordo questa foto del giornale in cui c'erano tutte queste persone che avevano fatto la foto bellissima, tipo a mare, oppure tipo con la camicia di fiori, gli occhiali messo così, tipo con scritto che ne so, Giuseppe, 100 e lode, istituto, liceo, eccetera, eccetera. Poi c'era la ragazza col gatto in mano, c'era scritto Rosaria, e poi c'ero io con la foto tessera così.
Ho scritto Andrea Parisi, istituto Catania, centro dell'ordine. Ma faceva troppo ridere perché erano tutti con le foto posate e poi c'ero io che fissavo così la telecamera. Che palle, io avevo capito che gli dovevo mandare una foto tessera, invece niente. Vabbè, intendevano una foto qualsiasi. E che per i cose ufficiali pensi che gli devi inviare una foto tessera, non una foto normale. Vuoi che te la cerchi? Secondo me la trovo. Vabbè, sta di fatto che tipo mi aveva preso un'ansia, perché sicuramente tutte le persone che avranno comprato quel giornale per vedere se i propri figli erano là diranno: Madonna, che cazzo di NPC che è questo qua? Come cazzo ha fatto a prendere 100 in lode? Forse è disabile, gliel'hanno regalato, non lo so, qualcosa del genere me la sono immaginata. Niente, però su cosa, almeno è l'unico serio, eri fiero? Sì, ero tranquillo. Tra l'altro forse è una foto tessera che ho anche qui da qualche parte, se la cerco. E vabbè, questo, tra l'altro io ho portato come tema dell'esame di maturità la Nordcorea e tipo tutto il discorso di del presidente, del leader della Nordcorea che vuole bombardare il mondo, che è tema felice per la mia... È un dato di fatto. Vabbè. La regola 34, da meme ad essenza del web, di canale che non mi ricordo, Gibbotauro Spaziale. Forse già avevamo visto un video di questo canale, non voglio sparare una minchiata. E si parla di regola 34, una delle regole più importanti di internet, se non una delle regole che più ci viene in mente per motivi veramente sbagliati. È una regola che molti fruiscono. Io personalmente no, perché sapete il mio rapporto col porno, quindi figuratevi con quello animato. E è una situazione un po' contorta, però voglio vedere come me lo presenta Gibbotauro. È un dato di fatto, ogni cosa è regolata dalle proprie leggi. Così come l'umanità sottostà a quelle degli uomini, l'universo segue quelle della fisica. E come questo vale per ogni cosa, anche l'internet non fa eccezione. Ma quando si parla di regole del web, la più famosa è sicuramente la 34. Anche se sai di cosa sto parlando è di... Che poi voi dite, perché regola 34... Perché su internet ci sono tantissime regole. Qualcuno dovrebbe proprio fare un video riguardo le regole di internet, eh? Ops, ho spoilerato qualcosa. Difficilmente ti sarei soffermato a cercare di capire quale sia il reale significato che sta dietro la regola. Infatti, se dico regola 34, le prime cose che ti vengono in mente sono fumetti o video. Insomma, ad esplicita. Ma in realtà... Madonna, mi sono appena ricordato di quando andavo alle superiori e... tutti bramavano la versione porno di Dragon Ball, che era un tipo un mini fumettino tipo piccolissimo in bianco e nero, di cui adesso mi sfugge il nome, però era tipo Dragon Ball Affar. Bravissimo Leo, Kamehameha Sutra. Dragon Ball Kamehameha Sutra. Niente, tutti bramavano di cercare sto giornaletto porno di Dragon Ball. Vabbè, erano tempi diversi. Ciao Marizu, grazie al settimo mese. Ok, sto per raccontarvi una cosa tremenda, ragazzi. Io alle superiori avevo un compagno di classe che si chiamava Daniel. No, non è alle superiori, perdonatemi, alle medie, tipo in seconda media, poi se n'è andato. Avevo questo compagno che nel periodo in cui non avevo internet, quindi non avevo accesso ai porno, arrivò a scuola con un enorme foglio A4 stampato in orizzontale. Sentite il caro Daniel che cosa aveva fatto. Esce dallo zaino questo foglio orizzontale stampato con un incredibile disegno sopra, cioè un disegno fatto al computer che lui aveva rubato e stampato, di Bugs Bunny e Lola Bunny che facevano sesso, e lo spiegavano così tra un cambio lezione e l'altra. E io ricordo che letteralmente la mia testa è stata: ma che cazzo hai fatto? Ma quindi si possono stampare i fogli da casa? Ma questa cosa è incredibile, posso stamparmi le cose? Poi ho capito che era una cosa molto brutta quello che aveva stampato. Vabbè, grande Daniel. Nel primo Gotenks e Trunks si fanno chi. Finisce con Gohan che gli dà il cambio. Nei due piccoli vede... Porca troia, ma non sono bambini, non è una cosa... Vabbè, non tocchiamo questo discorso, Leo. Va bene, confermo sono il foglio A4. Niente, quindi Daniel aveva stampato quell'immagine. Daniel, grazie. La regola è molto più generalizzata di così. Infatti, soffermandoci sulla definizione, che ho dovuto riscrivere in modo che lo zio YouTube non mi faccia MANS al video, recita all'incirca questo. Se esiste, allora c'è del contenuto esplicito al riguardo. Basta poco per capire che questo si riferisce ad ogni tipo di contenuto, sia questo un'immagine o un testo scritto, purché sia esplicito.
No, io non sono convinto di questo, perché secondo me soltanto i video e le immagini possono stimolare un certo attizzamento nelle persone. I testi non lo possono fare. Vai, vai. Madonna, tanto ho anche scoperto di recente che tipo personaggi come Betty Boop sono originari di strisce di fumetti erotici, cioè tipo... E valla a dire a quelli che si identificano come ficcio sessuali, che un testo... Non... Ficcio sessuale. Non può essere considerato... grafico. Per l'appunto, nella regola 34 ci rientrano sia le fanfiction di Wattpad che un video con modelli 3D di Overwatch. Ma soprattutto ci rientrano queste... Esistono i porno di Overwatch, bravo. Due Xbox 360 intente a farne una terza. Ma non solo. La regola infatti non include solamente contenuti che nascono puri e poi vengono deflagrati, ma per come è costruita la regola, contenuti che in origine sono già espliciti ci devono rientrare per forza. In pratica la legge stabilisce che se esiste, allora è possibile pensare a qualcosa di sconcio che lo... Io ho questa immagine di un... di un creeper così, non sapevo di... cioè non l'avevo mai vista, però nella mia mente era già costruita, non so per quale motivo. Ciao Endog, grazie del secondo rappresenta. Mese. E questo si troverà tranquillamente sull'internet, sotto forma di almeno un medium, sia questo una gif o un commento su Reddit, perché è già stato pensato e realizzato da qualcun altro prima di te. Il problema è che tale legge non è sempre vera, è possibile... Ciao David Mauri, grazie del Prime, bello, benvenuto. Trovare qualcosa che non sia già stato realizzato all'interno del web. Per questo, se prendessimo alla lettera la regola, dovrebbe esistere un contenuto esplicito per almeno ogni commento preso come oggetto 34izzabile presente su YouTube. Intendo dire che, siccome questo esiste, di conseguenza dovrebbe venire 34izzato. E questo dovrebbe valere per ogni cosa sulla faccia della Terra, pensabile ed immaginabile. Ma capite bene che questo è virtualmente impossibile. Che ansia, bro, ma avevo fatto partire un... Vabbè, figo. E la cosa... l'altra cosa che pensavo... è che me la sono scordata. Ciao, Nakuo, grazie del 14esimo. Cioè, non intendo soltanto dire che non è possibile 34izzare tutto ciò che c'è nel mondo. Perché in qualche modo astruso magari si può anche fare. Complicatissimo, però plausibile. Quello che non si può fare è 34izzare qualcosa di cui non conosciamo ancora l'esistenza. Però secondo la regola questo dovrebbe essere fatto e dovremmo riuscirlo a trovare sul web. Tant'è che è nata l'integrazione della regola 35 che dice che se questo contenuto non è stato fatto è tuo compito farlo. Detto questo, esiste una vasta quantità di contenuti assurdi ed espliciti da farti domandare il perché qualcuno vorrebbe vedere un'automobile o un dinosauro fare cose zozze. A questo punto però diventa lecito domandarsi si tratta di un fef o di un meme. Ma per capirlo dobbiamo partire da lontano. Cos'è un fef? Un fetish? Tu scherzi, ma esistono Rule 34 persone che conosci, lo so benissimo. 2003, nell'Old Wild Web, quando ancora l'internet era poco regolamentato e controllato. Insomma, ai tempi in cui l'internet era molto più libero e decentralizzato, quando c'erano contenuti e forum per ogni genere, ideologia e perversione. Madonna, regà, questa è una cosa che secondo me non si dice molto, ma quando tipo io ero piccolo e provavo a cercare qualcosa su Google, dovevo stare davvero, davvero attento, perché quando non c'era l'algoritmo che filtrava tutto, cioè se tu tipo cercavi una stronzata e le stesse lettere corrispondevano, che ne so, a un URL di una cosa porno o altro, o roba strana, te le ficcava negli stessi risultati perché non riusciva bene a dividerli in gruppi. Ora chiaramente internet con questo algoritmo nuovo è tutto bello che è sviluppato, però là se non stavi attento ti trovavi un botto di roba. Ciao Kickmine, grazie per i 104 bit. Poi dammi tre motivi perché stai guardando cos'è la Rule 34. Boh, mi sembrava un bel video. Ed è in questa rete che si erge 4chan, luogo di ritrovo per qualsiasi cosa, dallo sport soprattutto e Mule. La depravazione totale. Ed è proprio qua che assieme alle prime sperimentazioni memiche venne fuori una vignetta. Si trattava della presa di coscienza che un ragazzo aveva avuto dopo aver visto dei contenuti artistici di Calvin e Hobbes. Vignetta che esprime d'esterna la sorpresa nel realizzare quanto l'umanità sia perversa. Forse questa realizzazione fu talmente tanto grande da catturare una vasta quantità di persone nel mondo. E così la regola divenne prima culto e poi meme. E dalla regola 34 si sono generate le altre. Sì, tutte quante sono nate come meme. E si sa che nel web capita che quello che per qualcuno è un meme, per altri sia uno stile di vita. Come la Sigma Culture o l'anime sexual.
Figa, la Sigma Culture è una delle cose che più sto odiando di questo periodo, porca mia, non ce la faccio più. Mi dava fastidio quando è uscita e ora che prosegue dopo... Arrottico, io non riesco più a godermi un bel film come American Psycho senza pensare a... Appurato che la regola 34 non fa eccezione, questa è nata per spiegare un feticcio, da cui si è creato il meme. Meme che poi ha esasperato tale feticcio. I porno dei Simpson, ma qual è l'input che fa sì che il tuo cervello vada a cercare un porno dei Simpson? Ce lo spiega il nostro esperto e sociologo Albano. Grazie Albano, ti ringrazio. Fino a che il confine fra le due non si è dissoluto nel tempo e nell'internet. Per questo la medesima opera che rappresenta una PlayStation 5 umanizzata e 34izzata per qualcuno sarà un meme, mentre per altri un feticcio, ed è lo stesso valore che noi diamo ai piedini, alla pioggia dorata o alle altre pratiche sessuali molto particolari ed interessanti. Probabilmente il motivo per cui la regola ha avuto tanto successo è perché è particolarmente vera. Il motivo non è banale, possiamo solo speculare a riguardo, anche perché creare una vera e propria indagine... Io non vedo più nonno Tennyson come prima. ...scientifica e oggettiva è pressoché impossibile. Cioè, ci sono veramente troppi motivi per cui uno può andare a creare... e a consumare degli oggetti 34izzati. Posso dirvi che, per come la vedo io, la regola è come il gatto di Schrödinger e, a seconda del caso, è sia un meme che un feticcio. E sta al singolo decidere cos'è per lui. E alla fine ognuno vedrà l'oggetto con la propria percezione e la sua conclusione sarà comunque valida, a prescindere che risulti in un meme o in un feticcio o in entrambi. Uno dei motivi per cui prese piede la regola 34 fu la mancanza di un posto centralizzato per la fruizione di contenuti spinti. Questo perché internet non aveva la potenza necessaria per supportare video, quindi si dovrebbe aspettare l'arrivo prima di YouTube e poi dei vari siti per adulti, che con il tempo sono stati acquistati da un'unica azienda che oggi ne gestisce la maggior parte. In pratica siamo tutti... Ma questa non la sapevo. ...passati da un sistema decentralizzato ad uno accentrato. Questo ha pian piano sancito la scomparsa dei prodotti della regola 34. Non che siano stati cancellati, ma sono finiti sepolti dai terabyte di dati provenienti dai siti centralizzati e detentori di interessi economici. Siti con tutta la volontà di avere un'indicizzazione migliore ed in grado di pagare per essere i primi nei risultati delle ricerche. A questo si deve anche aggiungere la costante autocensura che i vari social si impongono. E con ciò non sto dicendo che la regola sia morta, ma che sia diventato molto difficile ricercare ciò che si vuole e scovare le nuove e assurde creature che ha portato alla luce. Tant'è che uno dei primissimi fautori della regola 34, Leonard Delaney, sostiene che non ci sia del contenuto esplicito della regola stessa. Ma non è semplice da confutare. Il web è un oceano e come l'oceano non siamo stati in grado di esplorarlo tutto. Ok, ammetto che è stato molto più facile del previsto. Leonard poteva fare qualche ricerca in più prima di scrivere il libro? No? Ma ammettiamo per un attimo che questo non sia mai esistito. Il solo fatto che io abbia fatto questo video potrebbe... Cioè lui ha fatto un libro dove parla della regola 34. Potrebbe spingere uno di voi a crearci un qualcosa e poi metterlo in un remoto post di Twitter, che non verrà mai visto da nessun altro e sarà così, piano piano, dimenticato in un hard disk di una server farm a Portland, confermando la legge sul lato teorico, mentre dal lato pratico risulterà impossibile da verificare, se non fecciando esatto. L'intero internet, comprendendo sia i contenuti... È una regola ipotetica più che altro, poi sull'applicativo... ...privati sia quelli rimossi nel corso della storia. Oltre a questo direi che se fossimo stati nel 2022 la regola 34 sarebbe stata dichiarata defunta. Ma non è così, oggi vediamo cosa sono in grado di fare le intelligenze artificiali. Ormai è facile installare un algoritmo generativo... No, ormai la maggior parte delle AI hanno bloccato gli input porno, fortunatamente! Stiamo dandogli in pasto un train set di immagini per generare esattamente cosa si vuole. E pertanto non è strano dire che la regola 34 vedrà e godrà di nuova linfa vitale. E se al momento non riesco a dare una spiegazione su come mai noi, umani, abbiamo 34izzato oggetti vari ed innocenti, non mi risulta strano però capire come mai invece 34izziamo i vari personaggi che ci circondano. Siano questi attori, supereroi o protagonisti dei nostri cartoni preferiti. Ma se vuoi sapere la risposta, la troverai facilmente in quest'altro video. Altrimenti ti chiedo un like. Grazie per la visione. Alla prossima. Sei stanco? È un dato di... Sono un botto stanco, sedia. Sono stanchissimo. No, allora, intanto, likeino tattico. Video figo, 8 minuti.
Chiaro, è un argomento di cui o se ne parla tantissimo su tanti aspetti o se ne parla poco, quindi dai, ci sta che sia stato tirato fino a 8 minuti. E vabbè, regà, la regola 34 è semplicemente una delle più famose. Una delle più famose perché è quella più... c'è il sito, quindi è quella più facilmente appetibile e condivisibile, più o meno. Ciao Leo Casse, grazie al 16° mese. Però ci sono tante regole su internet e questa è una cosa molto interessante. E procediamo con il prossimo video della Poldo TV di Stan. Quante regole ci sono? 31. Non è vero. E... un mal di gola atomico. Procediamo con il prossimo video di stasera, chiamato Il lato strano di YouTube. Sedia, io non ho visto questo video perché me lo volevo conservare per la live di stasera, ma ti skipperò brutalmente il placement a Opera. Quindi smettila di navigare su internet come un NPC e scarica subito Opera GX al mio link affiliato. YouTube! Un posto davvero incredibile, una piattaforma che ha cresciuto milioni di ragazzini, che ha sfornato un'infinità di content creator, che ha generato alcuni dei fenomeni più bizzarri e alcune delle personalità più folli che siano mai state viste sulla faccia di internet. E credetemi, non fa che peggiorare. Ma come siamo arrivati qui? 2005, l'anno in cui esce quella piaga di Roblox, in cui muore un papa ma fortunatamente se ne fa... 2005 esce Roblox, cosa? Subito un altro, e l'era in cui internet faceva schifo per due motivi principalmente. Numero 1. E numero 2. Non c'era ancora un posto bello dove guardare i video. Uno dei primissimi esempi è stato ShareYourWorld.com, fondato nel 1997 ma è chiuso dopo pochissimi anni per problemi di budget. Fortunatamente però, grazie all'avvento di questi tre tizi, nasce grandi, la piattaforma di condivisione video grandi Aldo, Giovanni e Giacomo, creatori di... più grande al mondo, quella che conosciamo ancora oggi e senza la quale non potrei vivere facendo il clown. Ah no? È un sito di incontri video? Esatto, la piattaforma su cui state guardando questo video è stata concepita come sito di incontri. Solo che invece di chattare bisognava postare dei video. E indovinate un po', nessuno la utilizzava. Pensate, il primissimo video caricato su YouTube da uno dei tre fondatori era questo. Me at the Zoo. Un video di 20 secondi postato... Video di Sedia, 69% spiegazione di un argomento... No, ma ci sta. Sedia credo che ne sia consapevole che quando deve introdurre qualcosa fa metà video dove lo introduce e poi metà video dove ti parla di quello che ti vuole dire. Nella fase beta della piattaforma 18 anni fa, che oggi ha raccolto oltre 270 milioni di visualizzazioni. Ma il tentativo di rendere attiva YouTube postando video del genere, di aeroplani che decollano o pagando ragazze per pubblicare i propri video, non riscuoteva un grande successo. Ma ecco che a un certo punto... la rivoluzione. La gente comincia a caricare video a caso delle loro vecchie schede SD. Ed è così che, cambiate un paio di cosine, abbiamo YouTube, il tuo archivio digitale. C'è una pagina con i migliori video della piattaforma, puoi valutare i video con una scala da 1 a 5 stelle. E c'è addirittura una nuova sezione con le iscrizioni. Mio Dio, vedere questa versione di YouTube mi fa scendere una lacrimuccia. Grazie poi all'avvento di MySpace e la possibilità di embeddare, ovvero inserire i video su altre piattaforme, YouTube guadagna un'incredibile popolarità. Madonna, gli embed sono scomparsi comunque, non li usava nessuno, solo i programmatori, quindi li hanno tolti. C'è fuori dalla sua versione beta con oltre 3 milioni di visite al giorno. Ma com'è YouTube invece oggi? Contenuti corti di dubbio gusto, ascoltare la musica, possibilità di fare live streaming, copiare i video di Mr. Beast. Che cosa? YouTube negli ultimi anni ha fatto più cambiamenti di un adolescente confuso, sicuramente di più di qualche canale che conosciamo. Nel 2023 oltre 122 milioni di persone visitano YouTube quotidianamente e consumano oltre 1 miliardo di ore a guardare video. Perché chi ha bisogno della vita reale quando si può semplicemente affondare in un oceano di contenuti che spaziano da gente che mangia cibo rumorosamente a 10 ore di una Pringle che gira? Pensate che ogni giorno vengono caricate su YouTube 720.000 ore di video? Mi spiace, ma gli embed programmatori esistono ancora, ma sono solo più nascosti. Sì, sì, non lo metto in dubbio, le hanno semplicemente spostate, perché prima erano proprio in bella vista, lo glitchare il tastino. Invece adesso gli embed dovrebbero stare sempre sul condividi. Sì, ho cliccato scarica. Condividi, poi vai qua e ci dovrebbe essere embed. Incorpora, bravissimo, eccolo qua, e qua ci sono tutti quanti. Poi esiste una serie che è tuttora su YouTube, solo che non pubblica molto come prima, che quando ero conosciuto
Era conosciuta e aveva la sua community, si erano creati troppe fanfiction e fumetti porno, che era uno dei membri di Ed's Watch, ha fatto una sorta di video frecciati. Non ho capito nulla. Se vivete a Napoli vi mancano delle dita per contare, sono tipo 500 ore di video al minuto. Avete sentito bene? 500 ore di video al minuto. Ve lo dico un'ultima volta in modo da fare breccia nell'unico neurone che ci è rimasto. 500 ore di video al minuto. Aspetta, cosa? Sul serio? Veramente? Tutto questo contenuto? Ma non è possibile, significa che YouTube è potenzialmente pieno di spazzatura, pieno di contenuti insignificanti, sì, strani, assurdi. Questo vuol dire che sappiamo cosa fare oggi. Video belli, video brutti e video che... Volevo fare una rima qui in modo da fare una filastrocca, ma non trovo rime con... Mio Dio, cosa sono questi video? Ma scommetto che vi state Ma cosa, dai, potevi fare quella che ho fatto io sui rutti, bro. Chiedendo... Pero silla, ¿por qué quieres mostrarnos estas cosas? La risposta lunga è che voglio informarvi delle cose assurde che YouTube ha creato e che probabilmente vi state perdendo. Quella più corta invece è che ho un senso dell'umorismo malato e non voglio che voi siate felici. Perciò approfittate ora per iscrivervi al canale, perché a questo punto, se conoscete la tavola periodica, saprete che sto per citare l'elemento sorpresa. Che cazzo vuol dire, bro? Innanzitutto c'è da specificare che YouTube è incredibilmente variegato. Se vi elencassi tutte le categorie di contenuti che la piattaforma offre, sia quelle belle che quelle brutte, dovrei legarvi ed obbligarvi ad ascoltarmi mentre parlo per le prime 56 ore solo di un uomo che ha mangiato una torta piena di peli. Vi potrei parlare del lato incredibilmente creepy delle animazioni, ma quello ha bisogno di un video intero che potrei fare in futuro. Potrei parlarvi dei video imbarazzanti che escono fuori se scrivete lettere a caso nella barra di ricerca, ma quello magari lo facciamo stasera in live alle 20:30 qui sul canale. Invece ho deciso di esplorare i canali più insoliti disponibili sulla piattaforma. Madonna, quello in alto a sinistra è incredibile. Condividere con voi alcune di quelle straordinarie persone e storie che credo sia importante conoscere. Il primo canale... La torta di capelli e peli è uno dei pochi video che, nonostante abbia già visto continuamente, a farmi sboccare. Ma sì, è tremendo quel video, ma è una serie di loro video bellissimi. Quale di cui voglio parlarvi, infatti, è quello di Benjamin Bennett. Creato a fine del 2013, non è prima del luglio 2014 che comincia la sua attività di live streaming su YouTube, che consiste in qualcosa di molto, ma molto peculiare. Sinceramente non so come descrivervi questa cosa senza che pensiate che io stia scherzando, ma insomma, Benjamin sta seduto e sorride. Avete capito bene, il sitting and smiling. E voi direte, vabbè, c'è nulla di così strano. Beh, sì, se non fosse che lo fa per delle interminabili sessioni di 4 ore alla volta. Cioè, sta cosa mi fa andare il cervello in schipidi bibidi. Quanto può essere... Spero che dirai quello che penso. Se dedica una persona nel realizzare oltre 300 live stream dove non fa altro che stare seduto e sorridere. Non una singola parola, non un singolo fiato. E l'ultima risale solo a 4 mesi fa. Pensate, una storia interessante su questo canale è che una volta nell'episodio 5... Ok, lo sta dicendo. Successa una cosa terrificante durante una delle sue sedute. Qualcuno ha cercato di entrare in casa sua per rapinarlo, ma lo ha visto lì a sorridere senza battere ciglio ed è andato via. Ladies and gentlemen, ma che cazzo? Insomma, Benjamin, un canale che dovreste assolutamente conoscere, ma preparatevi perché i prossimi sono davvero... Io non so se riesco a farvi vedere questo canale. Cool 3D World. Letteralmente fantastico mondo 3D, anche se fatevelo dire, di fantastico di questo canale c'è solo l'eterno orrore. Ve lo giuro, io non capisco come abbia fatto successo, perché tutto ciò che postano sono anime. In realtà io lo adoro. Animazioni 3D davvero discutibili. Ma cosa diamine sto guardando? Che roba è? Ti prego, fallo smettere. No, Dio santo. Se leggiamo sul loro sito web, a quanto pare Cool 3D World è uno studio di animazione fondato... Che poi tutti quei surreal memes, eccetera, eccetera, quella è una roba veramente... ...nato nel 2015 da due artisti che realizzano mondi alternativi e narrazioni surrealiste. E se la domanda che vi state facendo è, chissà che tipo di stupefacenti devi usare per vedere queste cose, io sono più per la domanda, vi prego ditemi come faccio a dimenticare sta roba. Il prossimo canale di cui vi volevo parlare è Weird Stuff, che sicuramente vince il premio per l'autoconsapevolezza, ma vediamo un attimo. Oltre 4 milioni di iscritti raggiunti dalla sua creazione nel 2016 da Ryan, che è colui che gestisce il canale. Su questo vengono fatti esperimenti davvero strani, quelli che veramente non si chiede nessuno, ma che a quanto pare lo hanno portato ad avere oltre 2 miliardi di visualizzazioni totali. Ma il format principale di questo canale è Will It Flush. Quasi 2000 video dove non si fa altro che farsi una semplice domanda: se metto questi prodotti a caso nel mio cesso e tiro lo sciacquone, lo riuscirà a scaricare? Tutti i santi... Madonna mia, il terrore della fossa settica. Di video così: Coca-Cola, Fanta, Mentos, McDonald's, M&M's, Coca-Cola, Mentos, Soda, Orbis, M&M's, Mr. Beast e tutta la troupe di coso, Coca-Cola, Fanta, ma Dio santo. Un video che dice di iscriversi al mio canale. Fico però questo. E poi puntualmente ne vedi un... Stupido sedia, stupido, stupido. Comunque, volevo dire una cosa riguardo
un canale strano è Breakfast. Need it anymore. I like to nestle a piece of unpeeled garlic. Hello there. Today, I'm going to show you how to make a twist on a traditional Christmas dinner. So I'm sure since the Galactic Grouping, many of you now have off-world friends or even family. And I'm going to show you how to make a Christmas dinner that will make your extraterrestrial friends feel right at home. So let's start with the centerpiece of our roast. This flesh nut, which is from the flesh trees of planet Derma. I guess you could call this a nut roast. È tremendo, except you probably shouldn't, lo adoro, è bellissimo. Because this is definitely not vegetarian. But it is from a tree? Anyway, we need the insides of the nut. So first, we have to open it. So start by pulling its lips back to reveal the teeth of the nut. What a lovely smile this nut has. You'll need a blunt instrument like the handle of a spoon to wedge between the teeth and lever open the jaw. La cosa mi fa impressione è che è bellissimo, che fa questi effetti. Lovely. Now you need some good scissors. E poi c'è lui che per tutto il video non fa altro che cucinare roba aliena. Aliens have been eating it for centuries before they even came. È bellissima come cosa. Sto canale mi fa impazzire. Niente, quindi potete recuperarvi qualche suo video perché è veramente bravo. Vabbè, andiamo avanti. Uno che è inutilmente lungo e l'unico sentimento che provi dopo è un mamma mia, mi sembra di essere tornato al periodo in cui YouTube era dominato da cose schiacciate da una pressa idraulica e tagliate con lamentabili scempi. Tagliate con un coltello, lo stavo dicendo. Perché i canali che sto per farvi vedere sono un esempio di dedizione, perseveranza e di come l'evoluzione delle scimmie sia... Jay Baron. Ah, certo che lo conosco, a voglia. E lui ha fatto i video atomici, mini cake, mini pods, madonna mia. Bellissimo lui. Arrivata ai suoi massimi livelli, John Drinks Water. Oltre 70.000 iscritti, circa 10.000 video, e l'unica cosa che fa John nel suo fantastico canale, indovinate un po', è bere acqua. Questo video beve dell'acqua e in quest'altro video beve altra acqua. Un individuo che ci ricorda come bisogna rimanere sempre idratati mentre si soffre e di come in 12 anni di attività troverai sempre qualcuno che vorrà vedere semplicemente un uomo cosiddetto sano che beve. In questo caso sono 5.5 milioni. C'è stato persino un periodo in cui il canale di John fu rimosso da YouTube perché catalogato come spam, ma fortunatamente è tornato ed è ancora attivo. Ma se su YouTube c'è un canale dove semplicemente si beve acqua, ci sarà sicuramente qualcun altro che Man Eating Food. 53.000 iscritti, 410 video, e sono tutti video in cui un uomo di mezza età mangia roba. All'inizio erano cibi normali, ma poi è addirittura passato a ricreare delle forme di celebrità con i pancake. È bellissimo questo. Da mangiare nelle sue sessioni che non durano mai più di un minuto. Pare che questa serie di video sia stata pubblicata su Reddit da un ex dipendente di un collettivo artistico americano. E le pietanze consumate da The Man erano selezionate in base ai commenti più votati. Purtroppo questa storia non ha un finale felice, perché è da più di 4 anni che questo canale non pubblica più video, lasciando un'enorme mancanza nella community che si era formata. L'unico pensiero che rimane sotto l'ultimo video in cui si mangia un pancake a forma di Jim Carrey è... quando il mondo aveva più bisogno di lui, sparì. E forse anche voi dovreste iscrivervi al canale e attivare la campanella se non volete che io sparisca nel nulla. Ed ora Washer Crazy! A questa persona piacciono un sacco le lavatrici, ma veramente grande. Tantissimo. Sorvoliamo sul canale che conosciamo tutti, che carica i migliori tutorial su YouTube, per presentarvi WebDriver Torso. Questo canale... Madonna, questo canale... Quante leggende su questo canale, alla fine era solo un canale di test di YouTube. Letteralmente sinonimo di complottismo. Dal 30 settembre 2016 ha caricato un totale di 624.778 video. Lion, non ti preoccupare, ci arriverai anche tu. L'intervallo tra un caricamento e l'altro era solitamente compreso tra 1 e 15 minuti. E tutti i video sono così. Questo canale ha generato una marea di complotti allucinanti. C'è chi credeva che fossero messaggi in codice, chi supponeva che fosse un linguaggio capito solo dagli alieni, fino a che, indovinate un po', non viene confermata una cosa incredibile. Era un canale di proprietà di YouTube. Mi stai dicendo che YouTube carica dei video su un canale segreto? E per quale motivo? Beh, a quanto pare erano dei test di prestazioni. E avevano fatto pure il Rickroll. Tutto qui. Triste non poter speculare su un canale che magari faceva barzellette che capivano solo i robot. Ma se questo vi ha turbato, lasciate che vi presenti l'ultimo canale di questa lista. E lei? Io voglio vederla dal vivo. Se è lei, voglio vederla dal vivo. Uno di quelli che mi ha sempre turbato, ma che vi farà solo dire: I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy.
Poppy. Mio Dio, per me questo canale è incredibile. Ho conosciuto Poppy tipo un migliaio di anni fa. Ora principalmente carica video musicali, ma il suo canale YouTube è nato e cresciuto con dei video astratti e a dir poco raccapriccianti. Praticamente lei in piedi in una stanza completamente bianca che parla alla telecamera con dei suoni incredibilmente disturbanti di sottofondo. Questo canale è stato oggetto di grandi teorie del complotto su YouTube che paradossalmente hanno aumentato la popolarità del suo personaggio, tanto bellissimo da spingere facilmente la sua carriera musicale. Ed oggi prospera con 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Inoltre sono ragazzi, Poppy dal vivo spacca i culi. Poppy è qualcosa di, ma anche i pezzi, per quanto vabbè la produzione sia piatta, tipico dell'elettronica, in generale mi pare fosse questa. No, non era questa. C'era un suo pezzo. Era questo. Brava, brava. No, veramente lei. Figo. Certo che anche voi vi siete imbattuti in almeno un canale bizzarro che vi ha affascinato e del quale avete guardato più di qualche video. Vi prego, fatemi sapere qual è scrivendomelo in un commento. Ed è lì, guardando questi canali, che ho avuto l'illuminazione. Forse potrei farlo anch'io? Cominciare a fare dei video creando ed utilizzando un personaggio strano che inevitabilmente attirerebbe l'attenzione della gente, per poi crescere esponenzialmente la mia personalità online ed un'enorme community con una storia decisamente poco credibile, per poi vendere un sacco di roba, fare un botto di merch, musica, cose che mi fanno fare un sacco di soldi e finalmente uscire da questo buco dove vivo per fare cose grandiose nella vita. Il tutto partendo da una semplice e bizzarra idea. Non funzionerà mai. Bellissimo. Figo anche il finale, figo il finale. Tanto come ti è andato il video dell'intelligenza artificiale? Ah, peccato che si è bloccato a 140k, era un video figo. Video veramente figo. Vabbè ragazzi, cosa volete dire a sedia? Hai rotto i coglioni, va bene. Dopo un paio d'anni. Ma cosa cazzo vuoi che ti reagisco i video? Basta, smettila di fare video, sei bravo, non c'è bisogno di ancora video. Ciao Loris, grazie del quinto mese, bello, bentornato. A me mi fa male tutto. Bravissimo Seggio, la vedi? Devo anche fare la pipì. Ma ora abbiamo un video di Geopop, perché giusto oggi il mio telefono non si carica, porca miseria. C'ha sto problema che non si carica più il mio telefono, non so per quale motivo. Si carica ma molto lentamente, c'ha il pirulino che non carica bene, ogni tanto si blocca. È la solita cosa che a una certa i cellulari smettono di performare bene. E c'è questa roba nel mondo, ad esempio, dell'elettronica. Avete presente quando i vostri genitori... Che telefono ha? Io ho un Asus Zenfone. Non prenderò mai un iPhone, non rompete i coglioni. Vi è capitato mai che i vostri genitori dicono non fanno più le lavatrici di una volta, adesso le lavatrici si rompono ogni 2 anni? Perché se un'azienda di lavatrici fa una lavatrice che ti dura 20 anni, tu la compri e dopo 20 anni ne compri un'altra. Se fanno una lavatrice che si rompe ogni 2 anni, tu sei obbligato a comprarne una nuova ogni 2 anni, quindi più soldi, più lavatrici. Quindi c'è sempre questo complottismo che praticamente molti apparecchi elettronici siano programmati per funzionare male. Sì, ma adesso sta roba la sanzionano. Credo di no. Ma che cos'è un Asus? Ma che vuol dire che cos'è un Asus? È un normalissimo telefono, ragazzi. È un Asus. Che cazzo, ma se non conoscete gli Asus, ma dove cazzo vivete? Ciao Piero Boist, grazie al secondo mese. Ciao a Pando, grazie al secondo. Ciao belli, bentornati. Cioè, ricondizionato vuol dire che è stato resettato e te lo vendono? Grazie alla Romania che ricicla tutto il rame del mondo. Quei ricondizionati non li prendono nessuno. Ti scrivo da un telefono ricondizionato. Che vuol dire ricondizionato? Tipo resettato e rimesso in vendita banalmente. Una cosa del genere. Minchia raga, devo fare una pipì atomica. Quindi mi metterò oh mio Dio, Dario ha reagito al mio video. What the fuck questo?
lavarsi le mani è importante. Ecco perché sono... ci ho messo un sacco a fare la pipì. Ciao belli, tutto a posto? Sono tornato. Ci ho messo pochissimo, fortunatamente. E continuiamo con il prossimo video di stasera. Parliamo un attimo di un argomento interessante, ovvero la situazione affitti. Questo video si chiama L'Italia è diventata davvero invivibile e parla della situazione affitti, che è un po' una situazione che io ho vissuto in prima persona perché... E io in primis ho provato a cercare casa, prima Milano, poi Bologna, poi Ravenna. E non prendete Ravenna come un ripiego, ci sono state tante motivazioni. E quindi un po' ho avuto modo di esplorare a poco questo mondo, però c'è tanta gente che ogni giorno combatte con l'invivibilità dell'Italia, prezzi, stipendi bassissimi, vita incredibile. I dispositivi ricondizionati, a differenza di quelli usati, sono dei prodotti elettronici che vengono rimessi in un mercato in seguito ad un accurato processo di rigenerazione, livello tecnico, qualità dei nostri... Ok, grazie, perfetto. Grazie mille, Roby. la situazione affitti, semplicemente, anche ho visto addirittura in altri paesi c'è stato un bordello con Airbnb. Ne parlavo l'altra volta con Alice, che tipo un sacco di persone vogliono boicottare Airbnb in varie città perché sta facendo casini con l'aumento degli affitti, un bordello allucinante. Vabbè, si va avanti. Sembra che non importi in quale città stai cercando casa, i prezzi degli affitti in questo periodo sono decisamente fuori controllo. Quale città spazioso monolocale a Milano. I prezzi degli affitti... Spazioso monolocale a Milano in centro, 1500 euro al mese, un locale 5 metri quadri. In questo periodo sono decisamente fuori controllo. Non è una cosa che interessa solo l'Italia, anzi, il problema è presente anche nel resto d'Europa e del mondo. In una città come Milano, l'affitto di una stanza o un appartamento spesso arriva a costare più della metà di uno stipendio medio. Una situazione che risulta essere... Sì, cioè per alcuni molti affitti costano proprio molto più del proprio stipendio. E se non costano molto più del proprio stipendio, che ne so, prendi 900 euro d'affitto, l'affitto sta a 500, hai 300 euro che ti rimangono al mese. Pagaci le bollette, pagaci da mangiare, stai lavorando per avere 10 euro che ti rimangono al mese per fare tipo la vita. È invivibile per molti, tanto che di recente abbiamo letto diverse storie. Come quella della bidella pendolare, costretta a muoversi in treno tutti i giorni da Napoli a Milano perché affittare casa al nord era insostenibile. O anche la vicenda della studentessa che si è letteralmente accampata davanti al Politecnico di Milano. Questa cosa non la sapevo, comunque editing spaziale. Sono andata a visitare un numero indeterminato di case, tutte in cui chiedevano per una stanza singola dai 700 euro in su. La storia della bidella si è poi rivelata leggermente manipolata dai media. La questione caro affitti però non è una fake news, è una situazione reale e molto diffusa. E come mai questa crisi è presente in più o meno tutta l'Europa? Io vivo ancora in un paese di poche migliaia di persone, quindi il problema non mi colpisce direttamente. Parlando però con amici e conoscenti, con persone che hanno bisogno di trovare una casa o semplicemente una stanza a Milano o Bologna, sento solo... Vuoi chi per università, vuoi per chi per lavoro, comunque molta gente dice semplicemente non andare a Milano, beh ma se ho trovato l'unico lavoro là che è, o se ho trovato l'università da fare là, mi hanno preso altro, che sei proprio obbligato ad avere bisogno di una casa là, usce. Poi Milano, oltre al problema degli affitti, ha il problema della sicurezza, che è tremendo. Commento medio di Paul, editing pazzesco. Bro, mi piace l'editing, il video non ho ancora visto tutto. Solo disperazione e rassegnazione, causate dalla scarsa disponibilità e dai prezzi elevatissimi. Anche spulciando tra le notizie possiamo notare che ci sono tantissimi articoli che trattano la questione definendola l'emergenza caro affitti. Ci sono decine e decine di video andati virali sugli affitti da incubo, che mostrano nelle riprese dei loculi o delle catapecchie di cui spesso però bisogna accontentarsi. 1450 euro al mese. Madonna. Io ho una casa con la stanza dove dormo, qua c'è un letto matrimoniale e la mia postazione. C'ho un bagno, c'ho uno stanzino, c'ho un soggiorno che fa anche da cucina, c'ho due giardini davanti e dietro e pago 450 euro al mese. Immagina pagare 1450 e avere il letto che se ti alzi sbatti la testa.
Non so se notate il poco spazio che c'è. Mentre chiudevo questo video, le lamentele e le denunce riguardo l'emergenza sono passate dai social alle piazze. Dopo la prima studentessa che ha deciso di protestare passando la notte in tenda di fronte al Politecnico di Milano, molti altri ragazzi si sono uniti alla causa, riproducendo la medesima protesta nella maggior parte delle città universitarie italiane, da Torino a Palermo. Noi siamo qui a protestare essenzialmente contro il caro affitti e contro la mancanza di interventi per far fronte all'emergenza abitativa che noi studentesse e studenti affrontiamo tutti i giorni. Lo scopo è di mettere maggiormente in risalto i loro disagi e le difficoltà oggigiorno. Chiaro. Più che altro la cosa che dovrebbe essere regolamentata è un attimo il prezzo, perché semplicemente giocano sulla necessità. Oh mio Dio, ci sono un sacco di studenti che arrivano a Bologna, ma se lo metto a 350 è il primo che arriva lo prende. No, facciamo che lo metto a 800 euro, vediamo se c'è qualche stupido che lo fa. Lo stupido c'è. Facciamo che lo mettiamo tutte le case a 800 euro, ecco il problema degli affitti. Il loro obiettivo è guadagnarci il più possibile. E che trovare fastidio. Un'abitazione ad un prezzo abbordabile. Bologna e queste protesti tremenda, si sono svolte soltanto in Italia, ma in momenti diversi anche devono anche regolamentare Airbnb eccetera, finché l'affitto a breve termine conviene per l'affittuario non decideranno di fare affitti a lungo termine. Esatto, Robby, è una cosa che proprio parlavo con Alice, che in altre città c'è proprio un casino allucinante contro Airbnb proprio per sta roba. Io pure sono stato in un Airbnb per tipo una settimana e il prezzo che ho pagato, che essendo che era tutto compreso, avevo detto per un attimo ma a sto punto perché non rimango qua, pago 800 euro al mese però ho tutto quanto, capisci? Io pago 500 al mese in Umbria alle case tipo 500 metri quadri. Intanto c'ha un blu gigachad per il Prime. Sì, ci sta, capisci che il contesto dell'Umbria è un attimino diverso. Altri paesi colpiti dallo stesso identico problema. Berlino è una sehr schwierige Stadt und wir wollen, dass wenigstens die Mieten stabil sind. Come vedremo meglio fra poco, il prezzo per una stanza supera facilmente le diverse centinaia di euro. Si rende impossibile vivere in città e sembra quindi obbligatorio fare i pendolari dalle periferie o dai comuni. Ciao succhi palle, grazie al terzo mese. Vicini. Non c'è dubbio che le contestazioni abbiano portato il problema sotto i riflettori. Questo è un discorso molto interessante perché chiaramente lo leggo perché uno ha scritto in chat dov'è una cosa sullo Stato. Non c'è concorrenza, se lo Stato o l'università potrebbero offrire appartamenti a molto meno i prezzi scenderebbero. Esatto. E secondo me una possibile soluzione, ora magari sto cagando fuori dal vaso, quindi se qualcuno ne sa più di me mi aiuti, non sarebbero le case popolari. La prima cosa sarebbe togliere la brutta nomina che ha la casa popolare, ovvero le case di merda di periferia con la gente con le pistole, scampi alle vele, ma dei veri complessi fatti bene, puliti, in quartieri ottimi, però che comunque siano case popolari, quindi a prezzi popolari. Certo, però la cosa più grave è combattere la facciata che ha la casa popolare, ovvero il fatto che sia le case dei poveri o altro, non lo so. Le case popolari vengono occupate illegalmente. Regolamentarle sarebbe... Oh, grazie Alice che ha regalato la sabba a Misaki. Pensa Aist che una volta con la borsa di studio si è preso appartamento tutto a Padova e ora invece deve farsi avanti e indietro dal filo praticamente per andarci. Infatti io vivo nelle popolari ed è una merda, purtroppo è vero. Quindi... E già questo mi sembra un buon inizio. Basti pensare che solo un mese fa, quando ho iniziato a scrivere questo video, ho dovuto cercare informazioni e dati su fonti estere. Nonostante il problema esista. Poi tipo, cioè in realtà le case popolari all'estero non sono così, tipo, case popolari Austria. Perché ricordo da qualche parte di aver sentito qualcuno che diceva, bro, ma sono fiche le case popolari in Austria. Case popolari belle, un minimo possibile. Questo secondo me è un articolo interessante, cioè fare delle cazzo di case popolari che non siano delle catapecchie che cascano a terra, è questo il concetto. Esistesse già da tempo anche nel nostro paese. Ma parliamo un attimo di numeri. Secondo immobiliare.it, nell'ultimo anno il costo medio degli affitti. La situazione affitto è sempre stata un disastro. Anche qualche anno fa i prezzi erano altissimi. Oltre a ciò erano enormi problemi di discriminazione. Negli annunci nei cartelli davanti casa era scritto più evidentemente no stranieri e terroni. Ora la situazione si è risolta, ma per via dei prezzi alti le famiglie sono impossibili. Ah minchia, questa cosa è vera. Tipo che se sei napoletano a Milano già c'hai qualche problema che loro tipo non vogliono. Vogliono solo gente
che merda. Oppure tipo, si affitta solo a ragazza. Bro, what the fuck? Il cazzo di... Ah, che fastidio. In città è salito di quasi il 9%. E pagare più di 1.800 euro per un bilocale sembra la normalità a Milano. Come ci mostra un report di Housing Everywhere, datato gennaio 2023, la città messa peggio in Europa è Amsterdam, con un affitto medio per appartamento di 2.300 euro al mese, seguita da Reykjavik e Lisbona. Subito dopo c'è la nostra cara Milano, non so nemmeno dove sia, a 1.853. Reykjavik. E poi al settimo posto troviamo anche Roma, a 1.750. C'è però una piccola differenza tra le città italiane. Beh, ma anche oggi ci sono sti problemi di discriminazione. Essendoci poca offerta, la gente fa preferenza su ogni cosa. Solo donne, solo uomini, solo vegani, no animali, è similar, verissimo. E la maggior parte delle altre in classifica. Ed è lo stipendio medio. Okay. In Italia infatti è nettamente inferiore rispetto ad esempio i Paesi Bassi o l'Islanda, e quindi l'innalzamento degli affitti incide decisamente di più nelle tasche degli italiani. Anche volendo prendere in considerazione solo Milano, dove il salario medio annuale è di 30.000 euro, circa 2,5 volte in più rispetto al resto d'Italia, rimane comunque sotto a quello di Parigi, che ammonta a quasi 40.000. Una differenza quindi di 10.000 euro nei salari annuali, ma un affitto medio più costoso nella città italiana. C'è poi da mettere in conto che gli stipendi dei dipendenti pubblici e dei genitori che devono mantenere gli studenti fuori... Poi da... Allora, facendo un piccolo calcolo, sono 30.000, facciamo, ok, sul medio, 30.464 diviso 12 sono praticamente 2.500 euro al mese, la media, con un affitto che ti costa 1.800, quindi meno 1.800 euro... ti rimangono 1.797 euro, toglici quei 500 euro al mese che ti partono tra bollette, cazzi e mazzi, eccetera, eccetera. Mettici se hai la macchina, eccetera. Che cazzo di calcolo ho fatto? Ho fatto un calcolo inutile, 3.364 diviso 12, 2.538 meno 1.800, ho fatto il più, sorry, ti rimangono 738 euro al mese, toglici 300 euro di bollette, toglici 200 euro per la spesa al mese, ti rimangono 238 euro. Raga, cioè è grave come annuali, situazione. Ma un affitto medio più costoso nella città italiana. C'è poi da mettere in conto che gli stipendi dei dipendenti pubblici e più o meno, semplicemente, se ci sono affitti così alti è perché nonostante tutto la gente li accetta, ma se sei obbligato ad accettarli come fai? I genitori che devono mantenere gli studenti fuori sede in città come Milano sono più bassi degli stipendi medi di Milano, costringendo gli studenti a dividere la propria giornata in lavoro e studio, e i dipendenti pubblici a spostarsi fuori città. Poi, cercando online, ho trovato diversi articoli interessanti, ma vi mostro questa ricerca in particolare, perché fa vedere quanto realmente sia difficile per uno studente qualsiasi trovare anche solo una camera o un posto letto nella capitale. La sua infografica infatti mostra un aumento dei prezzi tra il 2021 e il 2022 del 50%. Con annessi racconti a dir poco assurdi di Madonna. Persone che approfittano della situazione tragica. Il motivo di questa crisi non è ancora ben chiaro. C'è sicuramente l'inflazione da tenere in conto, la quale però influisce sui prezzi e non sulla mancanza concreta di abitazioni. Ma andiamo con ordine. Nel 2020, con la pandemia, abbiamo visto moltissime persone lasciare la città per lavorare o studiare da remoto. Inoltre, sempre a causa della pandemia che ha bloccato anche il turismo, moltissimi appartamenti affittati su Airbnb o piattaforme simili sono stati messi in affitto per il lungo termine, facendo aumentare nuovamente l'offerta e facendo quindi di conseguenza scendere il prezzo nelle grandi città. Questo fino a più o meno l'anno scorso, quando piano piano siamo tornati a vivere le nostre vite regolarmente e il turismo è tornato a inondare le vie delle nostre città. Le case hanno quindi fatto il percorso inverso e sono tornate sul mercato degli affitti a breve termine, sicuramente più remunerativi. In questo modo studenti e lavoratori costretti a tornare in ufficio hanno trovato una situazione disastrosa. Ma in questo momento il mercato è così perché c'è tantissima domanda e c'è poca offerta. L'incremento nel costo dell'affitto dal periodo pre-pandemia ad oggi è di circa il 60% a Milano. A Firenze... Sì, chiaro, l'affitto a breve termine è quello che sta un po'... Pare che l'incremento tra il 2021 e il 2022 sia stato del 29% e a Roma del 45,8%. Unica città che sembra distinguersi è Torino,
con addirittura una diminuzione negli affitti del 13%. Cercando informazioni per questo video mi sono chiesto se il problema è di chi affitta le case, ma almeno in Italia non dovrebbe essere sempre così. Infatti, possedere un secondo immobile nel nostro paese e metterlo in affitto non è una cosa da poco. Tra costo dell'immobile, che non riguarda solo il prezzo dell'acquisto, ma anche IMU, mantenimento e spese condominiali. Poi c'è la tassazione, che si aggira intorno al 20-30% in base al contratto e al reddito. E infine, per non tralasciare nulla, c'è il rischio di non essere pagati. Non voglio comunque giustificare le numerose persone che, approfittando della situazione, propongono affitti a prezzi irrealistici e a condizioni assurde. Questo è un altro tipo di problema. Altezza massima delle persone che deriva dalla mancanza concreta di alternative. Inoltre, nonostante questa crisi, la costruzione di appartamenti di lusso continua inarrestabile, preferiti dagli imprenditori e dai costruttori rispetto ad appartamenti più canonici, perché garantiscono un ritorno economico decisamente maggiore. Preferire la costruzione di case che in pochi possono permettersi a... Spero la gente in testa il secondo immobile al figlio e così non ha tutti i prezzi in più come seconda casa. Buongiorno, che merda. Case invece più accessibili rende il mercato ancora più anomalo e rende anche la vita un inferno alla maggior parte delle persone che cerca solo una sistemazione. La soluzione migliore sembra quella trovata in tempi non sospetti da città come Vienna, dove le case popolari non sono solo per i più poveri. È quello che dicevo, porca miseria. Cioè, queste sono case popolari allora. Vedi che è possibile! Ma per tutti i cittadini. Ogni anno metà delle case costruite nella capitale austriaca sono di edilizia sociale. Allora, non ho detto 62% della popolazione abita proprio in questi bellissimi... Minchia, 62%, boia. ...complessi a prezzi accessibili e costruiti da privati grazie a sussidi statali. Il governo italiano, d'altro canto, non sembra essersi mosso molto per arginare il problema degli affitti e anzi, dopo aver annunciato 660 milioni dedicati agli alloggi studenteschi, li ritira come se nulla fosse. E ancora, dopo settimane dalle proteste, non è stato fatto molto, se non delle nuove regole sugli affitti turistici su Airbnb, che di sicuro non basteranno. Vi ricordo come sempre che se volete anticipazioni dietro le quinte... Sto video è un botto figo, complimenti bro, davvero il canale lo apprezzo davvero davvero tanto e è un argomento interessante di cui si deve parlare tanto, però chiaramente in sede diversa sarebbe figo parlarne e voglio chiudere la live, signori, con, al posto di un video, chiudiamo una Poldo TV con una cosa un po' insolita. Perché l'altra sera, ormai ho un hobby da circa qualche mese, ovvero girare su Reddit la notte. Sto prendendo un brutto vizio, non lo so, è una cosa orribile che me la devo togliere, sto prendendo un vizio orribile. Quello di girare su Reddit è un vizio bruttissimo, è che a volte mi piace, mi garba, non lo so, io sto... A me garba, mettiamola che a me garba. E niente, praticamente recentemente sono stato... molto a contatto con r/italy, ok? E sto leggendo un po' di storie interessanti, non lo so, molta gente che racconta la propria esperienza, molta gente che sta un po', come dicendo, che racconta la sua vita. Ecco, e l'altra sera ho trovato questo post Reddit di cui sarebbe figo parlarne in realtà, ecco, ve lo mostro, ve lo zoomo anche tantissimo. No, in realtà r/italia non è malissimo. Ciao Dada Sano, grazie del tier 1. Allora, questo articolo parla del discorso body count, ovvero con quante persone sei andato a letto. Buongiorno italiani, account throw away per ovvi motivi, ovvero terrone dal profondo, ovvero questo account verrà buttato dopo questo post. Per ovvi motivi. Io, maschio di 23 anni, sto assieme alla mia ragazza, donna, quindi di 21 anni, da circa un annetto. Quindi stanno insieme da un anno. Tutto va bene, stiamo bene insieme, ci divertiamo, eccetera, eccetera. Poi un giorno capita di parlare delle esperienze passate. Già sapevo che lei aveva avuto un po' di ragazzi, è bella e simpatica. Io ho una sola relazione lunga prima di lei. Ma il numero che mi ha detto mi ha lasciato di stucco. Anche perché siamo vicini alle tre cifre. Ora, vicini alle tre cifre vuol dire che 100 è proprio le tre cifre, ok? 50 non è vicino alle tre cifre, è a metà. Vuol dire che questa persona è stata con possibilmente 75 persone minimo. Minimo, massimo 100. Facciamo una media, è stata con 88 persone? Diciamo che si avvicina dai 75 in poi. Mettiamola dai 75 in poi. E ricordiamo che questa persona ha 21 anni,
Io non so come a 21 anni tu possa essere andato a letto con più di 75 persone. Quindi mi ha raccontato che c'è stato un periodo in cui tornava a casa con qualcuno ogni sera, che la prima vacanza con le amiche a Biarritz facevano il giro delle tende. Non mi considero un moralista, sei mio, ma a me sembra davvero eccessivo. Soprattutto vedendo alla nostra relazione, chi mi garantisce che il primo belloccio con tartaruga addominale non mi lascerà? Tra l'altro nel novero ci sono anche un po' di persone che ho conosciuto, uno che ero convinto fosse gay peraltro. Solo in sicurezza gliene dovrei parlare o penserà che le stia dando della troia? Io sono del fattore che ne devi parlare con lei. Più che altro sgridando lei, non per il fattore del body count, perché vabbè, per quanto possa essere un indice di possibile futuro tradimento, boh, non lo so. E comunque mettersi con qualcuno e dopo un anno dirgli che sei stato a letto con più di 75 persone è una cosa un po' grave. È una cosa molto grave. E sapete qual è una cosa ancora più grave? Che la maggior parte dei commenti sotto questo post sono tipo: ah, io sono il 23esimo, io sono il 42esimo. Ciao ragazzi, sono stato il 12esimo. Niente, questa è una cosa molto divertente. Però niente, ormai su r/Italy ci sono una serie di post come questo che dicono: ma cazzo, ma io mi sto perdendo un sacco di racconti di questo tipo, uno più bello dell'altro. Quindi credo che nel prossimo periodo mi spulcerò un po' r/Italy alla ricerca delle cose più strane che vedrò. E niente. Che brutte persone. No, ma non c'è nulla di male, attenzione, non sto giudicando nessuno. Sto giudicando chiaramente che nel momento in cui tu hai una relazione che dura un anno, il body count è un fattore sì soggettivo, perché c'è chi non frega un cazzo, però diciamo che rilasciamolo sul soggettivo, va bene? Rilasciamolo sul soggettivo. Non è brutta in realtà fare una raccolta di post Reddit del genere per poi discussioni articolate e ragionate. È vero che c'è pure il tag. E poi farle in live. Potrebbe essere un formattino interessante serale. Niente, ho intenzione di fare una live intera dedicata alle storie di r/Italia. Ci si può pensare, Kendrix. Ci si può veramente pensare. Boh, chi lo sa. Ma signori, se una persona è singola e vuole scopare, dovrebbe essere libera di farlo. È importante che lo faccia nel rispetto di chi ha di fronte. Se l'ho fatto da single, non mi considererei manco l'opzione. Se poi mi tradisce, cioè, avesse tradito in una situazione, ok, ma se solo decide di scopare da single, what is the problem? Oddio, Robby. Se hai 21 anni e sei andato a letto con 75 persone. Ush. Di sua spontanea volontà, quindi l'ha fatto non per piacere, non lo so. È un discorso strano, chiaramente, ma infatti io sono d'accordissimo, però dovrebbe essere una cosa che viene messa avanti prima, capisci? Non tipo un anno dopo. O almeno questo è il mio parere. Sono pieno di morsi di zanzara, porca miseria, non ce la faccio più, devo smettere di grattarmi. Ciao Black Psych, grazie del Prime, bello, benvenuto, e grazie a Cool Skeleton per il Prime. Ciao Boldo, sai che mo c'è leggete dove... Sì, lo so, ho notato. Vabbè, ma può anche essere una cazzata. Può essere una cazzata. Ci fideremo di Terrone dal Profondo. Guarda, sono tantissimi gli uomini nella stessa condizione di questa ragazza. Io mi sono sicura che la gente e gli uomini in quella condizione riceveranno come commenti: sei un grande, non mortificazione come la ragazza. Oddio. Rimane soggettivo. Tipo, io non ti direi sei un grande, ti direi: bro, hai 21 anni, ma vai subito dalla tua ragazza e avvisala di farsi un controllo per la sifilide. Ecco, tipo, io dopo mi farei un bel controllo per la sifilide. Scusate, mi volevo sdrammatizzare. Signori, siamo arrivati alla fine di questa live. Ah, speriamo abbia messo sempre il preservativo. La cosa più importante, salutiamo Durex, che prima o poi, giuro, ci sponsorizzerà una live. Signori, io vado a farmi una bella cena, dopodiché me ne sto un po' chill. Mi devo sciacquare il tatuaggio, che mi fa un male cane. E noi ci diamo appuntamento domenica sera, perché domani sera ho il mio giorno di pausa, quindi ci vediamo domenica. Forse faccio un meme reaction domenica, non lo so, nel dubbio preparatevi dei meme per Discord, non lo so, ci penso. Ah mio Dio, mi devo pure soffiare il naso. Ah, a posto. Signori, ciao Durex, salutiamo Durex. Vi lancio da
Da chi vi lancio? Vi lancio da Emerald, dai. Vi lancio da Emerald, dal buon caro Emerald che sta in live. Su Only Up, ovviamente. Che palle! Ciao ragazzi, buonanotte, dormite bene. Mi vado a mangiare e buonanotte e...